Il progetto Opus Patrimonio di Saperi si propone di raccontare al visitatore la storia della Villa Medicea della Petraia e delle sue preziose collezioni, con uno sguardo inedito che non si rivolge ai suoi più celebri capolavori, ma che cerca di dare valore a quelle testimonianze, espressione della vita quotidiana, che ancora oggi possiamo ammirare negli ambienti nobili di questa residenza. Si tratta di una storia apparentemente minore, rivelatrice di un patrimonio di saperi e conoscenze, frutto della cultura e dell'ingegno umano. Come altri celebri giardini e ville medicee, oggi dichiarate dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità, la Petraia può essere considerata per certi versi il motore economico e produttivo di un raffinato sistema manifatturiero. Considerata da sempre un luogo di svago, meta prediletta di granduchi e sovrani che qui si abbandonavano ai piaceri della vita, le sue stanze e gli ampi spazi del suo giardino sono stati anche luogo di sperimentazione, un vero e proprio laboratorio nei campi più disparati del sapere, dall'architettura all'idraulica, dalla botanica all'arte all'artigianato. Un terreno fertile per architetti, artisti, ingegneri e artigiani che hanno lasciato traccia del loro lavoro nel tentativo di soddisfare le richieste dei legittimi proprietari, i Medici prima, i Lorena e i Savoia poi. Pensiamo al complesso sistema dei terrazzamenti del giardino all'italiana, eseguiti nel Cinquecento, alle soluzioni ingegneristiche e idrauliche delle fontane adottate al tempo dei Lorena nel XVIII secolo, ai preziosi arredamenti utilizzati per decorare gli ambienti interni grazie alla sapienza di mani esperte di artigiani durante gli anni di Firenze, capitale d'Italia. Un raffinato sistema di contaminazioni e scambi tra campi del sapere diversi che ha permesso di alimentare nei secoli un mercato produttivo rivolto sia alla domanda interna che a quella estera. Grazie agli interventi di storici dell'arte, restauratori e artigiani, i filmati dedicati alla carta da parati e ad alcuni manufatti artistici di porcellana e di legno presenti nelle collezioni della villa ci raccontano di pratiche quotidiane, di antiche tecniche di lavorazione e di materiali preziosi. Oltre ad apprezzare la loro bellezza formale, lo scopo è quello di rileggere la storia di questi oggetti mediante il concetto più ampio del lavoro e delle conoscenze con cui sono stati realizzati. Villa La Petraia conserva numerosi manufatti in legno di grande qualità artistica e artigianale. Mobili, infissi, oggetti di uso quotidiano che testimoniano la vita in villa di Vittorio Emanuele II e della sua famiglia. La maggior parte degli arredi risale al XIX secolo e proviene da residenze degli antichi stati italiani come Modena, Lucca e Parma, che il re ereditò con l'unificazione d'Italia e che poi ridistribuì tra le sue proprietà. A Petraia si trovano anche porte infissi commissionati dallo stesso sovrano e dalla moglie Rosa Vercellana, che costituiscono veri e propri capolavori di ingegneria, oltre che arredi provenienti dalle collezioni Medice, come la splendida coppia di tavoli intarsiati. L'intarsio è una tecnica nata nel 400, che consiste nel comporre piccole tessere di diverse tipologie di legni, per creare decorazioni geometriche, prospettive, vedute di paesaggi, raffigurazioni di animali e nature morte, talvolta con spettacolari effetti di trompe-l'œil. L'accostamento di tessere dai colori diversi permette infatti di ottenere delle vere e proprie pitture lignee, con effetti di chiaroscuro che sono dovuti anche alla particolare tipologia di taglio delle tessere e alle venature del legno che si è scelto. Nel Rinascimento l'intarsio era impiegato soprattutto in Italia centrale e settentrionale, per decorare cori, cassoni, mobili da sagrestia e studioli di colti umanisti. E spesso evocava complessi significati allegorici e morali, ed era opera di sapienti maestri toscani e del nord Italia, come i celebri fratelli Dammaiano e i Dallendinara. Quest'arte, tuttavia, si applica anche ad altri materiali, come l'osso, la madreperla, il marmo e le pietre dure, e in questo caso si parla di commesso. Ebbe comunque un notevole successo ben oltre il 400, come testimoniano i due tavoli seicenteschi che sono conservati qui a Petraia.
I preziosi tavoli, considerati tra i più importanti mobili medicei, entrarono a far parte delle collezioni della Villa della Petraia solo a partire dal 1911. Provengono dalla vicina Villa di Castello, dove risultano documentati negli inventari fin dal 1799. Molto probabilmente vennero commissionati per il Gran Principe Ferdinando de' Medici, figlio primogenito di Cosimo III, come documenta l'inventario del 1713, redatto in occasione della sua morte prematura, in cui si fa accenno a due tavolini alla buffetta. Il termine buffetta, di derivazione francese, ancora oggi presente nel dialetto siciliano, era utilizzato per indicare un tavolo da mensa, dove venivano apparecchiate le pietanze. La datazione dei ripiani, però, è più antica, risalente agli anni 80 del Seicento, mentre i supporti non sono originali e vennero sostituiti in epoca più tarda. La tradizionale attribuzione al celebre artista Leonardo van der Winner, detto il Tarsia, è stata di recente messa in discussione a favore dell'ebanista francese Richard Lebrun, documentato a Firenze presso la corte granducale dal 1686. Entrambi i mobili catturano il nostro sguardo per la straordinaria lavorazione in tarso ligneo dei ripiani. Una cornice impreziosita con foglie di madreperla, rifinita da una filettatura in ottone, racchiude una composizione floreale ricchissima di dettagli naturalistici, tra cui spiccano garofani, tulipani, insetti e animali. Al centro, un mascherone sorregge il vaso di fiori e sormonta un cartiglio in cui è raffigurata una scena di caccia. In un tavolo vi è rappresentata quella al cinghiale e nell'altro quella al capriolo, mentre ai lati un cane con il collare e un leone si fronteggiano. Certamente si tratta di un soggetto particolarmente apprezzato dalle corte medicea, che come tutte le nobili famiglie europee praticava assiduamente l'arte venatoria, soprattutto durante i soggiorni presso le ville. Ad esempio, scene di caccia simili si ritrovano nelle rappresentazioni della Villa Medicea di Lappeggi e della Magia, appartenenti al celebre ciclo pittorico delle lunette dedicato alle Ville Medicee, opera del pittore fiammingo Giusto Utens, tra il 1599 e il 1603, che è possibile ammirare sempre qui a Petraia in pandan con questi capolavori lignei. Il restauro dell'importante coppia di tavoli intarsiati è stato affrontato dal Laboratorio di Manufatti Lignei del Centro Europeo del Restauro di Firenze. L'intervento si è posto come obiettivo il recupero dell'armonia cromatica dell'opera, falsata dalla stratificazione di vernici alterate e la verifica dei difetti di adesione delle tessere della tarsia. I piani sono stati realizzati con la tecnica della tarsia a foro e controtraforo, che consiste nel sovrapporre due o più listre di legno o materiali diversi come avorio, ottone e madreperla, che venivano fissate tra di loro e tagliate seguendo un disegno prestabilito, incollando sulla superficie da tagliare con il seghetto ad arco. Dopo il taglio del pacchetto si passa a scambiare le essenze, dando vita a giochi cromatici dati dalle diverse tipologie di legno. In particolare, nella realizzazione di questi tavoli è stato utilizzato legno di mogano e ciliegio per le colorazioni rossastre, legno di bosso e acero per le colorazioni chiare, mentre il fondo di colore nero è realizzato con legno di ebano. Per creare un effetto chiaroscurale e dare profondità quasi tridimensionale, l'intarsiatore ha proceduto all'ombreggiatura con l'incisione del metallo, che dell'avorio, con il bulino in modo da precisare i dettagli e creare le sfumature, mentre le tessere in legno sono state immerse nella sabbia rovente per il tempo necessario a creare tonalità scure tendenti al nero. Al piano terra della villa, nelle sale di rappresentanza dove Vittorio Emanuele II e la moglie morganatica Rosa Vercellana ricevevano i loro ospiti, la curiosa porta nella sala della musica introduce allo studio del re. All'apparenza è una porta bianca, un po' scardinata e pendente verso destra, decorata con festoni e rifiniture in oro. Tuttavia, se osservate meglio, vedrete che non ha i tipici cardini. L'infisso, infatti, poggia su se stesso per restare aperto e chiudersi da solo senza sbattere,
ma soprattutto per non toccare terra e non rovinare così i preziosi tappeti che coprivano il pavimento. La porta gira su un particolare cardine, detto ganghero, restando così sollevata e per questo è detta anche porta volante. La maniglia, come altre presenti in villa, è invece decorata col monogramma del sovrano, VE, Vittorio Emanuele II. Questo tipo di porta, già utilizzata in Piemonte, arrivò da Torino a Petraia per volere della bella Rosina, negli anni di Firenze Capitale e dei soggiorni della coppia in villa, tra il 1865 e il 1872. Anche le persiane delle finestre al piano terra che affaccia sul giardino rappresentano un piccolo capolavoro di ingegneria, opera di maestri artigiani. Realizzate al tempo dei Savoia, sono state progettate per potersi aprire e chiudere dall'interno, lasciando il vetro delle finestre esternamente, data la presenza delle grate metalliche più antiche. Il movimento delle ante è così assicurato da un perno, che consente di farle ruotare su se stesse e appoggiarle ai lati delle pareti. Le deliziose maniglie, che riproducono motivi naturalistici, danno agli infissi un tocco di eleganza. Thank you.